È una terra piena di contrasti, quella di Calabria. Aspra e selvaggia, dolce e avvolgente. Il mare è deserto, paesi rifugiati sui colli e sui monti in guardia, castelli e palazzi solitari, e fiumi rovinosi e paesi dove a poche miglia di distanza mutano il costume e il dialetto. Basterebbero solo le parole di Corrado Alvaro per riassumere l'immagine di una terra dai luoghi e paesaggi unici, della Calabria, delle meraviglie. Un ideale viaggio potrebbe partire da sud, dalla provincia di Reggio Calabria, dalla vallata dello Stilaro, tra i comuni di Stilo e Bivongi, un territorio selvaggio e incontaminato, costellato di monumenti bizantini, ma soprattutto custode dell'unico monastero greco-ortodosso d'Italia, San Giovanni Teristis, ancora oggi abitato da monaci pellegrini. A Stilo, invece, la Cattolica domina la vallata fino al mare. L'altro monumento bizantino del territorio si erge sulle alte pendici del Monte Consolino, dove si dice che il filosofo Tommaso Campanella abbia scoperto e mangiato l'erba della sapienza. La vallata dello Stilaro è nella Locride, un territorio di selve e colline che si tuffa nello Ionio, ed è in prossimità della linea di costa, a Monasterace, che Paolo Orsi, nei primi anni del Novecento, scopre i resti dell'antica Caulonia, polis della Magna Grecia, tra le prime a coniare monete in argento. Nella stessa area, la scoperta del Drago, un mosaico pavimentale raffigurante un mostro marino realizzato con tessere policrome e custodito nel Museo Archeologico di Monasterace. I colori del mosaico policromo rimandano alla cultura, alla storia e ai tesori lasciati in eredità dall'epoca magno-greca e conservati in parte nel Museo Nazionale di Locri e Pizzefiri, all'interno di un parco archeologico che supera i 270 ettari. Da Locri a Gerace, al Museo Diocesano, dove è possibile ammirare le opere sacre del tesoro della cattedrale, la più grande di tutta la Calabria, e provenienti dalle altre chiese di Gerace.
pochi chilometri da Gerace, Ariace, nell'agosto del 1972, lo straordinario rinvenimento dei bronzi. I due maestosi e severi guerrieri, oggi in piedi, nella sala del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il MARC, interessato da un intervento di riqualificazione architettonica e riorganizzazione del percorso e dell'allestimento, è uno dei musei archeologici più rappresentativi del periodo della Magna Grecia, con importanti collezioni ed una vasta esposizione di reperti provenienti da tutto il territorio calabrese. Il lungomare di Reggio Calabria è anche la dimora delle tre sculture di Rabba Rama che riflettono la natura di una città solare e dai colori intensi. Sempre a pochi chilometri da Reggio, borghi antichi, ormai abbandonati. Un'impervia strada in un paesaggio incredibilmente suggestivo porta a Rogudi, disabitato dai primi anni 70, dopo due alluvioni. L'abitato è aggrappato su una lingua di roccia che si estende dentro la grande e suggestiva fiumara Amendolea, nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, tra i più affascinanti d'Italia. Caratterizzato da un'enorme biodiversità animale e vegetale, il parco riserva ai suoi visitatori percorsi tra la natura selvaggia, incontaminata, e itinerari storico-culturali. Il centro abitato più alto è Gambarie e da qui è possibile raggiungere facilmente anche la vetta più alta, il Montalto, sulla cui cima è posta la statua in bronzo del Cristo Redentore. Ai piedi della montagna, invece, in una profonda e solitaria vallata dalle alte e scoscese pareti, il santuario di Polsi, meta di pellegrinaggio da tempi antichissimi. E Pentedattilo, invece, senza abitanti ma pieno di vita, s'annuncia da lontano. Più vicino al mare, nei pressi di Melito Porto Salvo, appare come un gioiello architettonico dell'area grecanica. Il suo nome deriva dal greco pentedactylos, cinque dita, per la forma simile ad una mano del Monte Calvario sul quale è arroccato. Pentedattilo è disabitato, ma al contrario di Rogudi, mantiene inalterato il suo fascino per la tenacia di associazioni che hanno ripopolato il piccolo borgo, realizzando botteghe, punti di ristoro e promuovendo iniziative culturali. A queste latitudini, storia e leggenda si intrecciano, e spesso si confondono, suscitano meraviglia, generando passione, quella stessa passione che Scilla, ninfa dagli occhi azzurri, provoca in Glauco, scatenando l'ira di Circe che la trasforma in un mostro, dando vita
al mito di Scilla e Cariddi. Ma è solo una delle leggende che aleggiano su Scilla, borgo affascinante e romantico, con le case appoggiate sull'acqua e il suo castello a picco sul mare, citato da Omero nell'Odissea ed un tempo dimora dei Ruffo di Calabria. E di grotte, invece, è fatta la città di pietra a Zungri, in provincia di Vibo Valentia. Nel villaggio rupestre, le case grotta, scavate nella roccia, con ambienti monocellulari e bicellulari, e alcune anche a più piani. All'interno di questa parete verticale di arenaria, illuminata dal sole e a ridosso della spiaggia di Prangi a Pizzo, c'è la chiesetta di Piedigrotta, con all'interno sculture realizzate da artisti locali e raffiguranti scene e personaggi delle sacre scritture. E sempre da Pizzo parte quel tratto di costa ribattezzato degli Dei, con spiagge isolate e baie raggiungibili solo dal mare. Teologo e docente di filosofia, il nobile tedesco Bruno sceglie la vita eremitica, fonda un ordine, la cui vita è scandita da solitudine e trascorre gli ultimi anni in un eremo in Calabria, divenuto la Certosa di Serra San Bruno. Sceglie la Calabria perché terra ricca di luoghi di eremitaggio, fruita tanto dai monaci ortodossi quanto dai cattolici. Ancora oggi i certosini sostengono la vita attiva della Chiesa con la contemplazione, l'abnegazione e un silenzio pieno di eloquenza. Nella vicina Soriano Calabro,
I frati domenicani invece fondano un grande santuario dedicato a San Domenico Guzman, il predicatore che sconfiggerà le eresie con la preghiera. E nel Museo dei Marmi le tantissime opere provenienti dal complesso conventuale tra i più importanti d'Europa. E a proposito di luoghi di culto, forse non tutti sanno che anche la Calabria ha i suoi megaliti. A Nardo di Pace, infatti, sempre nel Vibonese, ci sono possenti muraglie costruite con giganteschi macigni, perfettamente tagliati e incastrati l'uno sull'altro. Al centro di un fitto dibattito critico da parte di esperti, in balia ancora di tanti interrogativi irrisolti. Da un parco naturale al parco archeologico Scolacium, a Rocelletta di Borgia, dove antiche rovine riportano alla mente luoghi simbolo della vita pubblica romana. A Catanzaro ora, in un intrigante percorso, sino ad arrivare al complesso monumentale del San Giovanni, oggi polo culturale ed espositivo tra i più importanti del Meridione, ma un tempo un castello normanno costruito da Roberto il Guiscardo. E a proposito di castelli e degli amanti della storia antica e dei vessilli medievali, quelli nella provincia di Crotone spesso ne caratterizzano il paesaggio, come accade su questa cristallina porzione di costa ionica calabrese, nel piccolo borgo di Le Castella, nell'area marina protetta Capo Rizzuto, dove questa fortezza, costruita dagli aragonesi, è in mezzo al mare. Questo tratto di costa si caratterizza per il paesaggio variegato e affascinante, con un susseguirsi di insenature, promontori, spiagge rosse, scogliere e calette con innumerevoli percorsi naturalistici. Poco distante, sul promontorio di Capocolonna, dove sorgeva l'area sacra più nota dell'intero bacino del Mediterraneo, oggi parco archeologico, la sola colonna rimasta del maestoso tempio dedicato alla dea
era la Cinia. Il tesoro di Hera è custodito nel Museo Archeologico Nazionale di Crotone, insieme ai copiosi reperti rinvenuti durante gli scavi. Un gioiello di architettura bizantina è senza dubbio il battistero di Santa Severina, la nave di pietra, costruita su una rupe di tufo a 325 metri sul livello del mare. Ma a rendere veramente affascinante Santa Severina è il suo centro storico dai mille influssi bizantini, arabi e normanni. La cattedrale di Sant'Anastasia e il castello normanno, una delle antiche fortezze meglio conservate. A Kakkuri, l'imponente maniero dall'aspetto medievale, con torre, muraglioni e merlature, all'interno conserva ancora tanto della lussuosa dimora di un tempo. Ora sull'altopiano della Sila, nei luoghi e lungo sentieri percorsi dall'abate calabrese che fu teologo e scrittore, fondatore di monasteri e ispiratore del moderno pensiero occidentale, Gioacchino da Fiore. Ed è proprio qui che l'abate decide di fondare il suo ordine monastico, a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Nella cripta dell'abbazia, austera e semplice, l'urna con le spoglie di Gioacchino da Fiore, quell'abate che Dante definisce il calavrese, di spirito profetico dotato. Siamo nel Parco Nazionale della Sila, dove venerande montagne, dolci colline, fitti boschi, ampie valli e laghi esuberanti popolano la Sila greca, la Sila piccola e la Sila grande. È del tutto evidente che i verdi deserti della Calabria furono quanto di meglio potessero aspettarsi i monaci basiliani dopo le lunghe peregrinazioni da una costa all'altra del Mediterraneo per sfuggire alle lotte iconoclaste. E forse approdò così in Calabria, a Rossano, il Codex Purpureus Rossanensis, il libro miniato su pergamena, bizantino di provenienza. Il manoscritto, arricchito da 15 splendide miniature raffiguranti fatti, avvenimenti, parabole riguardanti la vita di Cristo, contiene tutto il Vangelo di Matteo e quasi tutto quello di Marco. Il testo è scritto in greco, in caratteri maiuscoli, e gli inchiostri usati sono l'oro e l'argento.
da Rossano Calabro a Cassano allo Ionio, dove c'è tutto un mondo nascosto nelle viscere della terra, il complesso carsico Sant'Angelo, grotte che si sviluppano tra stalattiti, stalagmiti, laghetti e stanze frequentate dall'uomo già in età neolitica. A distanza di secoli, il mistero del tesoro di Alarico continua ad affascinare e dividere, attirando a Cosenza l'attenzione di curiosi e studiosi da tutto il mondo. Ma Cosenza è città capace di attrarre per l'importante patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale e per la ricerca di animazione e di nuove opportunità. Questo è il paese dove le case Codra ricordano volti umani e dove i comignoli, dalle forme strane, richiamano misteri e magie. Siamo a Civita, tra il calore, la genuinità e l'ospitalità tipica degli Arbresh. Ma Civita, avvolta tra le rocce, racconta una natura senza uguali, quella del Parco Nazionale del Pollino.